una fiaba dei fratelli Grimm. Un uomo aveva 7 figli e neanche una bambina, per quanto se l'augurasse. Finalmente sua moglie fu di nuovo incinta e diede alla luce una bambina. La gioia fu grande, ma la bambina era piccola e gracile e tanto debole che dovettero battezzarla subito. Il padre mandò in tutta fretta uno dei ragazzi ad attingere l'acqua dalla fonte. Gli altri 6 corsero con lui e siccome ognuno voleva essere il primo ad attingere la brocca, cadde nella fonte. Allora se ne stettero senza sapere che fare e nessuno osava andare a casa. Perché non tornavano mai, il padre si impazientì e disse: «Quei manigoldi se ne sono certo dimenticati per giocare». Gli venne paura che la bambina morisse senza battesimo e gridò sdegnato: «Vorrei che diventassero tutti corvi!» L'aveva appena detto che udì un frullo nell'aria. Sul suo capo alzò gli occhi e vide 7 corvi neri come il carbone alzarsi in volo e sparire. I genitori non potevano più ritrattare la maledizione e per quanto li rattristasse la perdita dei 7 figli, pure in qualche modo si consolavano con la piccina, che ben presto si rinforzò facendosi ogni giorno più bella. Per molto tempo ella non seppe nemmeno di avere avuto fratelli, perché i genitori guardavano dal farne cenno, finché un giorno sentì dire per caso che sì, era bella, ma in fondo si doveva lei la sventura toccata ai suoi 7 fratelli. Se ne afflisse molto, andò dai genitori e domandò se avesse avuto fratelli e dove fossero finiti. Così quelli non poterono più serbare il segreto, ma dissero che si trattava di un decreto del cielo, di cui la sua nascita non era stato che un innocente pretesto. Ma la fanciulla se lo rimproverava sempre e pensava di dover liberare i fratelli. Non ebbe né pace né tregua, finché un bel giorno partì di nascosto e se ne andò per il mondo. Per liberare i suoi fratelli a qualunque costo. Prese con sé per ricordo soltanto un anellino che gli avevano regalato i genitori. Una pagnotta per la fame, un brocchino d'acqua per la sete e un seggiolina per la stanchezza.
cammina, cammina, arrivò ai confini del mondo. Andò dal sole, ma era troppo caldo e spaventoso e divorava i bambini piccoli. Scappò in fretta e corse dalla luna, ma era troppo fredda e anche lei feroce e crudele, e disse accorgendosi della bambina: sento odor di carne umana. La piccola corse via e andò dalle stelle, che l'accolsero gentilmente e con bontà, sedute ognuna sul suo sgabello. Ma la stella mattutina si alzò e diede un ossicino di pollo e disse: senza questo ossicino non puoi aprire il monte di vetro dove sono i tuoi fratelli. La fanciulla lo prese, l'avvolse per bene in un fazzoletto e camminò finché giunse al monte di vetro. Il portone era chiuso ed ella volle prendere l'ossicino, ma ecco, il fazzoletto era vuoto. Aveva smarrito il dono delle buone stelle. Che fare? Voleva salvare i fratelli e non aveva la chiave per il monte di vetro. La buona sorella prese un coltello, si tagliò il mignolino, l'infilò nella serratura e aprì con gran facilità. Quando fu entrata, le andò incontro un nano che disse: cosa cerchi, bimba mia? Cerco i miei fratelli, i 7 corvi. Ella rispose. Il nano disse: i signori corvi non sono in casa, ma se vuoi aspettare finché tornano, entra pure. Poi il nano portò la cena dei corvi su 7 piattini e in 7 bicchierini, ed ella mangiò una briciola da ogni piattino e beve un piccolo sorso da ogni bicchierino. Ma nell'ultimo lasciò cadere l'anello che aveva portato con sé. D'un tratto udì un frullo nell'aria, passò come un soffio di vento e il nano disse: i signori corvi tornano a casa. Eccoli, volevano mangiare e bere e cercarono i loro piattini e i bicchierini. Allora dissero l'un l'altro: chi ha mangiato dal mio piattino? Chi ha bevuto dal mio bicchierino? È stata una bocca umana. Quando il settimo giunse al fondo del bicchiere, rotolò giù l'anellino. Guardandolo, si accorse che era un anello dei genitori e disse: volesse il cielo che fosse qui la nostra sorellina, saremmo liberati. Udendo quel desiderio, la fanciulla che stava a sentire dietro la porta si fece avanti
e tutti i corvi riacquistarono la figura umana, si abbracciarono, si baciarono e tornarono allegramente a casa.